sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Salve a tutti, oggi siamo presso l'ospedale di Bibbiena. Ci spiega e ci introduce tutto quanto Lorenzo Cagliazzo. Siamo all'ospedale di Bibbiena perché ci hanno chiamato, tra l'altro poi è sotto gli occhi di tutti, che c'è, diciamo, una dismissione, forse, è una parola un po' grossa, ma la paura potrebbe anche far 90, come ci direbbe una volta. Ora sembra una cosa un po' goliardica, però bisogna andare nel conchibus. L'ospedale di Bibbiena è stato ed è sicuramente una delle eccellenze della provincia d'Arezzo. Fa servizio per 45.000 persone, sparse in vari comuni, e c'è un posto centrale nel bellissimo comune di Bibbiena. L'ospedale, probabilmente con i vari tagli regionali eccetera eccetera, potrebbe essere magari smontato a pezzi e ridimensionato. Questo non va bene e ne parleranno poi altre persone molto più competenti di me. Vediamo di capire meglio e di arrivare al nocciolo del problema. Il nocciolo del problema è che questo è un ospedale di area critica, diciamo di zona marginale, così come ce ne sono altri in Toscana, così come c'è quello dell'Isola d'Elba, dell'Abetone che è stato chiuso, l'ospedale Pacini di San Marcello. È un ospedale che ha sempre funzionato bene, è un ospedale che ha dato risposte, come diceva Lorenzo prima, a circa 40-45 mila abitanti. In inverno 35-40 mila e in estate con punte anche di 90 mila abitanti. Con la legge numero 28 del 2015 e con i tagli previsti in questa legge si prospettano periodi dolorosi, tant'è vero che viene a mancare personale sanitario, anestesisti, ostetrici, ginecologi, pediatri, e chirurghi, radiologi, la stessa cardiologia è stata ridimensionata, per cui sembra che ci sia una manovra a vite dove si chiudono dei rubinetti uno dopo l'altro, per cui magari non si può dire che la regione lo chiuda, però lo può portare in condizioni di chiudere, perché creando sfiducia, creando disservizio e quindi disagio per gli utenti, per cui anche gli utenti stessi arriverà a un certo punto che dicono: se noi dobbiamo avere delle risposte parziali o non risposte, ci rivolgiamo direttamente altrove. Va fatta una precisazione: la legge di riforma del sistema sanitario ancora non è stata del tutto applicata. La riforma in parte è stata già applicata con la delibera 1235 prima, per cui con questa delibera già sono state tolte alcune unità operative in diversi ospedali e qualcuno ha chiuso del tutto. Sta andando avanti questa legge, ma non solo questa, perché per la paura del referendum abrogativo della legge numero 28 che abbiamo proposto noi come Creste e anche il comitato promotore di Arezzo insieme, per la paura di questo referendum già è stata varata, portata in giunta e votata un'altra legge ancora più in corsa della precedente, perché la numero 28 non era stata oggetto di valutazione, di condivisione né con gli operatori né con le istituzioni, né era stato fatto un'analisi dei bisogni in generale, e non rispondeva a una programmazione. Si parla di tagli e accentramento dei poteri e basta. Quindi la contestazione nei confronti di questa riforma è totale. Questa sembra fatta ancora più in corsa, cioè noi abbiamo l'impressione che per evitare un referendum si vada a fare un'altra legge pasticciosa, ancora più pasticciosa della precedente, quindi per cercare di recuperare che cosa non sappiamo. L'unico sistema per recuperare qualcosa è quello di condividere, parlare con la gente, fare un'analisi seria dei bisogni, fare un'analisi di che risposte, di tipo di risposte abbiamo, di quali tipo di risposte abbiamo bisogno per il futuro, e su quello fare una programmazione seria ma condivisa con tutte le istituzioni, non gerarchicamente a forma di piramide partendo dalla regione senza condivisione con nessuno. Questa è una legge buona secondo la regione solo per chi l'ha proposta e basta.
Restate con noi un attimo e torneremo su questo tema abbastanza scottante che riguarda l'ospedale del Casentino che ha sede a Bibbiena. Tra poco. Seconda parte di Sportello Reclami, siamo presso l'ospedale del Casentino, c'è un comitato che si sta opponendo alla riforma del sistema sanitario. L'ospedale del Casentino non deve essere chiuso, non sarà mai chiuso e se mai lo fosse i cittadini si devono ribellare a questa semplice ipotesi. Che la Regione lo pensi di chiuderlo, noi abbiamo molti sospetti, ma prima di me lo ha il Comitato per la Sanità Pubblica di cui ascoltiamo continue denunce. Quello che oggi deve fare il cittadino casentinese è di pretendere che il suo ospedale di Vallata del Casentino mantenga tutti i servizi, li mantenga dalla A alla Z, mantenga tutto il menù, dall'antipasto al caffè. Non mercanteggiare un reparto per un altro e quindi pretendere che l'ospedale funzioni fino in fondo. Dunque io rappresento una lista civica di opposizione, lista civica Poppi Libera, noi come lista civica di minoranza abbiamo sollecitato l'amministrazione comunale di Poppi affinché si facesse patrocinatore di una sensibilizzazione rispetto a quello che è il tema del referendum sulla legge 28. Il referendum sulla legge 28 è uno strumento che ha aperto come dire, le porte ai cittadini affinché potessero dire la loro e hanno risposto anche in Casentino in massa e questo noi lo dobbiamo tenere ben presente perché sono proprio i cittadini che attraverso il referendum ci fanno sapere di avere un'opportunità in mano la firma. Quindi i sindaci, il nostro sindaco di Poppi, lo abbiamo apprezzato per il suo contributo. Lì sollecitiamo tutti i sindaci a muoversi uniti e a non muoversi in ordine sparso, cosa che purtroppo è successa in passato e ha determinato questo stato di cose. Oggi l'ospedale è a rischio anche perché forse in passato tutto non è stato fatto come doveva essere. In pratica che cosa succede? Questo comitato si oppone con molta forza a questa legge di riordino del sistema sanitario e soprattutto secondo questo comitato ci sarebbero dei tagli che vanno a gravare soprattutto sul malato e questo naturalmente per molti è inaccettabile. È inaccettabile, la sanità è pubblica. I cittadini pagano le tasse per avere una sanità a 360 gradi, pensare di spingere il cittadino attraverso i servizi nel privato è il sottobosco che sta dietro al meccanismo che poi ha partorito la legge 28. La legge 28 è uno strumento fra i tanti che ci porta e che ci sta spingendo con forza verso il privato. Ciascuno è legittimo di andare al privato, non è questo il punto, ma lo deve decidere il cittadino se andare o no dal privato e soprattutto non deve pagare le tasse tre volte, quello che oggi succede, dai CUP ai ticket che vengono sonoramente pagati dai cittadini fino poi ad arrivare dal privato che ci si arriva per sfinimento. È tutto anche per questa puntata, ringraziamo come al solito Lorenzo Cagliazzo, nostro prezioso collaboratore dal Casentino e con voi ci vediamo al prossimo appuntamento di Sportello Reclami, grazie.